Ciao Filippo, una vittoria diciamo col Mister più sofferta del previsto, che come si era messa la gara inizialmente con il tuo gol al secondo minuto. Poi nel secondo tempo c'è stato questo gol della Juve Stabia che in qualche modo ha rimesso, no, la squadra ospite in carreggiata. Voi come l'avete vista? Come una partita in cui veramente avete rischiato poco, oppure una partita che poteva guastarsi, diciamo, in questo senso? Penso che l'approccio alla gara sia stato quello giusto. Primo tempo abbiamo creato diverse palle gol, infatti c'è stato secondo me il rammarico di non aver concretizzato quanto abbiamo creato. E infatti purtroppo il secondo tempo poi siamo stati puniti alla prima palla gol della Juve Stabia, però siamo stati bravi a reagire, a trovare questo episodio del rigore e a riuscire a portare a casa la vittoria, che è quello che conta. Senti Filippo, si dice da più parti, da parte degli addetti dei lavori, che l'Empoli è un po' la Juventus, la Serie B, no? La squadra da battere. Affrontando la Juve Stabia, che peraltro era una neopromossa, hai avuto la sensazione che i giocatori loro guardassero l'Empoli con questi occhi, cioè con una squadra, affrontare una squadra che è una delle candidate alla promozione, quindi avere un po' di timore reverenziale, come si dice in gergo? Secondo me, penso che siamo onorati che ci danno come squadra da battere, però sicuramente non deve essere un peso, perché chi è venuto a Empoli è consapevole del progetto, della voglia di vincere, della società, di tutto l'ambiente. Quindi secondo me siamo sulla strada giusta. La squadra deve affrontare ogni partita alla morte, però non con la foga o la voglia di stravincere le partite, perché sennò si rischia di fare le frittate poi. Quindi penso che l'atteggiamento sia quello giusto. Poi durante la stagione troveremo anche la condizione migliore per riuscire a fare più minuti possibili, magari ad alta intensità, come stiamo facendo le prime frazioni di gioco. Ricordo quella col Pescara, quella col Ponte d'Era, oppure anche secondo me oggi, primo tempo, abbiamo tenuto ritmi alti. Poi secondo tempo siamo un po' calati, anche la Juve Stabia è stata brava magari a reagire, a prenderci magari le misure e a trovare questo episodio del gol. Però ripeto, lavorando secondo me la squadra è forte, siamo tutti ragazzi consapevoli e vogliosi di fare un anno importante, quindi c'è tutto per far bene. C'è solo da lavorare, da stare tranquilli e lavorare ogni partita come fosse una finale, per riuscire poi a tirare fuori più punti possibili da ogni partita. Ciao, buonasera. Come giudichi la tua prestazione odierna e quali sono i tuoi margini di miglioramento? Ma penso, personalmente sono felice della prestazione di oggi, sono contento di aver fatto gol, perché è sempre un'emozione quando fai gol. Quindi c'è da lavorare, sicuramente devo lavorare ancora sotto il punto di vista fisico, perché magari durante la ripresa anche io sono calato. Quindi, però questo, c'è tempo, in settimana lavoriamo tanto per far sì che poi il sabato, la domenica, quando giochiamo, arriviamo nel migliore dei modi. Allora, raccontaci un po' questo esordio, questa partita, dal punto di vista difensivo, come l'hai vissuta? You can speak about the first match of the league. It was a difficult game. We saw all together it was a difficult game. We scored in the first half. We keep to play like we train. And after we accept one goal, and also we put another after 5 minutes. So after we keep the score, so we make one good game, and we continue in our road. Praticamente sono andati in vantaggio subito, dopo hanno rischiato di segnare la seconda rete, poi hanno subito il pareggio, ma hanno immediatamente reagito e segnato il 2-1 sul rigore. Circa l'episodio del gol preso, ci puoi raccontare se c'è stato un problema difensivo, se è arrivato per bravura, diciamo, dell'attacco
dell'attacco della Juve Stadia. When the Juve Stadia scored, it was a defensive problem or other? No, I don't think it was a defensive problem. Problem is a problem when we accept, when we take one goal, is all the team take, not only defense. So all the team take, they accept one goal, and we continue, we will see what we make fault and we can make better. Niente, praticamente il succo del discorso è che non è un errore singolo, ma è un errore del posizionamento della difesa.